Carissimi bambini e ragazzi, eccoci qui. Domenica prossima sarà il 2 ottobre e ascolteremo un Vangelo in cui gli apostoli chiedono a Gesù di aumentare la loro fede. Probabilmente questo viene perché, ecco, gli apostoli stessi hanno ascoltato delle parole molto importanti, ma sicuramente anche non facili da mettere in pratica, parole che ha detto Gesù, naturalmente. E allora si rendono conto quanto è importante la fede per poter mettere in pratica la parola di Gesù, vivere quella vita che lui stesso ha vissuto e ha annunciato. E quindi Gesù risponde loro: e magari sarebbe bello se anche noi ci rendiamo conto che le cose belle e le cose brutte della vita che dobbiamo affrontare ci mettono davanti, come dire, una sfida. Serve più fede, serve tantissima fede per affrontare queste difficoltà, per affrontare queste cose belle. È molto importante perché, sapete, noi abbiamo a volte dentro di noi il desiderio di poter affrontare alcuni problemi a seconda di qual è la loro natura. Abbiamo un problema che ci manca qualcosa, pensiamo che sia importante avere quella cosa. Abbiamo un problema che siamo preoccupati. Pensiamo che sia importante che si risolva al più presto quella situazione che ci desta preoccupazione e così via. Ma se noi abbiamo la fede, abbiamo una forza che ci aiuta in qualsiasi tipo di situazione bella e di situazione meno bella della vita, che ci dà motivazione, speranza, capacità di affrontare. Ecco, questa fede, infatti, dice Gesù stesso, che è onnipotente, cioè che può fare cose incredibili, ma non perché noi siamo supereroi, no, perché la fede è un rapporto profondo con Dio, è un dono soprannaturale di Dio ed è allo stesso modo anche noi che rispondiamo a questo dono di Dio. E quindi questa vicinanza al Signore onnipotente fa della nostra vita una vita vicina a colui che può fare tutto. Quindi quanto è importante la fede nel Signore, quanto è importante credere in Lui, fidarci di Lui, non ce ne renderemo mai conto abbastanza, perché poi da quello viene fuori che noi possiamo avere più forza, più speranza, possiamo avere più motivazione per aiutare gli altri. Nel Vangelo poi si dice che servire il Signore, essere Suoi servi, con una parabola, questo il Signore lo spiega, è bello, ci dà gioia. Cioè, mentre fare a volte dei servizi, fare dei lavori, svolgere dei compiti, ecco, ci può sembrare una cosa che può essere più o meno giusta, poi dopo però abbiamo bisogno di un riposo per poter essere soddisfatti, per poter vedere un risultato, avere, ecco, un senso di pace. In realtà, vivere secondo il Vangelo, vivere insieme con il Signore facendo la sua volontà, ha già in se stesso la sua ricompensa, perché stare vicini a Gesù è ciò che dà più gioia e più pace al cuore. E allora ringraziamo il Signore che ci vuole donare questa vita nella fede in Lui e scoprire quanto più viviamo vicini al Signore, ascoltandolo, parlando con Lui, ricevendolo, avendo la disponibilità per amare Dio e il prossimo, ecco, questa è una vita meravigliosa che non ha bisogno di altre ricompense, ma trova già la ricompensa in se stessa. Una buona giornata a tutti, ci vediamo presto.